Benvenuti e bentornati sul nostro canale. Oggi andiamo a vedere un altro video dove rispondiamo a una delle tante domande che si fanno le persone quando devono installare un antifurto e dicono: ma io c'ho già i cancelli, c'ho già le inferriate, sono già abbastanza sicuro. Vero? Diamo un'occhiata a quello che succede in questo video. Eccoci qua, ci troviamo all'interno del nostro negozio di moto. È un'officina, probabilmente, perché ci sono dei ricambi, no? Questo magari è l'ufficio, magari è un concessionario, non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che di sicuro i ladri entreranno fra poco da quella porta blindata, ovvero da quella saracinesca. Però con questo video non sappiamo se in questi locali ci sono, c'è un impianto d'allarme. Essendo un negozio di moto, quasi sicuramente c'è un impianto d'allarme, non vorremmo mai pensare che non fosse assolutamente protetto, no? Quindi sicuramente un impianto d'allarme c'è. Infatti si accenderanno anche le luci. Il discorso è che quello che vogliamo far vedere con questo video è che con il tempo che uno ha a disposizione, inferriate, cancelli, saracinesche, è possibile distruggerli o, diciamo, tagliarli, come avviene in questo caso. Infatti guardate qua, i nostri ladri iniziano a tagliare, diciamo, la saracinesca, no? In questo caso, se ci fosse una doppia grata, una doppia griglia, come quelle che noi facciamo predisporre quando si arriva a progettare un impianto di sicurezza con l'edificio in costruzione, no? Una camera neutra tra la prima barriera e la seconda barriera, e un impianto d'allarme efficace può in realtà andare a bloccare i ladri. In questo caso, ovviamente, c'è solo questa saracinesca che viene, diciamo, tagliata con estrema facilità, e purtroppo accade anche in questo caso che i nostri ladri riescono a entrare e portare via diversi beni. Ecco, vedete, sono entrati. Criminali ladri, purtroppo succede, c'è poco da fare, purtroppo succede, e bisogna cercare di tutelarsi il più possibile. Ovviamente con un antifurto che suona, con le moto chiuse in un'altra stanza, magari blindata con degli altri cancelli, ecco che probabilmente non si avrebbe tempo di tagliare due o tre livelli di protezione. Però in questo caso, a quanto pare, sono semplicemente tutte le moto nel retro. Poi ovviamente anche in questo caso è un nebbiogeno, sarebbe stato utile, però in questo negozio pensavano di essere abbastanza sicuri solo in questo modo. E possiamo fare una riflessione, no? Se voi avete negozi, se voi avete case, qual è il livello di sicurezza delle vostre case? Perché ovviamente uno dice: ah, ma da me non entreranno mai. Sì, vero, ce lo auguriamo, però poi quella volta che entrano è importante essere protetti e consapevoli di come potersi difendere. Quindi abbiamo visto come una saracinesca è stata tagliata in pochi secondi. Ecco, volevo far vedere questo particolare, che non è sbagliato, riguardo a quello che dicevamo prima, tra la prima e la seconda barriera. Allora, guardate, c'è la prima porta, che si vede qui, la porta vetri esterna, e all'interno c'è la saracinesca, no? Quindi questo concetto è molto corretto, la saracinesca all'interno. In questo caso non ha funzionato, il tempo del furto è stato veramente veloce, perché partiamo dai 22, dalle 22:10, il furto finisce, l'ultima immagine è alle 22:16, non sappiamo se poi perché è arrivato qualcuno, però in 4 minuti diciamo il furto è stato abbastanza veloce. Quindi quello che è importante è fare in modo e proteggersi per questi primi 4-5 minuti, come abbiamo già detto in diversi nostri video. Purtroppo è anche in questo caso, i ladri sono entrati, il furto è stato fatto, i danni sono incalcolabili, non è vero? Pensate anche alle moto dei clienti, no? Che magari erano in officina, è veramente, sono dei duri colpi
da assorbire. Niente ragazzi, iscrivetevi al canale, guardiamo insieme gli altri video. Se avete anche voi dei video di furti subiti, raccontateli sul nostro canale, mettete magari il vostro link riferito a un video che magari vi siete caricati su un drive, no? Così ci autorizzate, lo scarichiamo, lo analizziamo e magari lo rendiamo pubblico ad altre persone, ok? Condividete, al prossimo video!